pulita, con gli occhi grandi e l'aria tenita. Non si possono cambiare le parole, si possono rispettare le razziali. Senti che noi cambiamo le parole, quello ci fa una multa così dura. Non si possono cambiare le parole. No, Sassano sono buoni, pure la SIAE. Speriamo. Porca miseria, ragazzi, ho sbagliato io. Io purtroppo sono in un momento di andropausa. L'andropausa fa dimenticare le cose. Io mi sono dimenticato. E noi eravamo a fare prove, c'era un signore, c'era solo lui oggi pomeriggio a fare prove. Finiamo le prove, scendiamo, si avvicina e ci dice, era molto arrabbiato, no? E ci dice, l'accento mi sembrava un po' del sud trasferito al nord, cioè una cosa strana. Mi guarda e mi dice, uè cugino, ho capito che era siciliano trasferito a Milano. Dica, non è che questa sera cantiamo in playback con io? Cosa significa playback con io? Significa che voi fate finta di cantare, che voi muovete la bocca e intanto girano i dischi. Adesso lui ha cambiato le parole. Non tanto per questo signore che non vedo più in circolazione, sicuramente embriaco come una cocuzza, però ha cambiato le parole per dimostrare al gentile pubblico che i cugini di campagna non tradirebbero mai e poi mai le persone che vengono per ascoltarli dal vivo. E lui cambiando le parole ha dimostrato questo. Io non l'ho mai scritta, lei me l'ha voluta di Sassone. Allora, no, ricantiamo. Partiamo da qui, non dall'inizio. Non dire. Sassone, mi raccomando. Sassano. Ho detto Sassone. Sassone è una cosa che sta. Non cazzo. No, sassofono quello arrivare, no, sassofono. Dai, Sassano, non ho fatto sbagliare nulla. Ok, prometto. Dai. Giura che non dici Sassano, dai. Ok, prometto. L'avrei voluta di morte San Giacomo. Ma se vuoi che ti apporti San Giacomo, vogliamo partire o no? Dai. Per insegnarle che peccare insieme non è punito se si vuole bene. Quello che non ha capito lei. Solo il pensiero del Signore.
Grazie, grazie, grazie. Molti di voi si sono chiesti sicuramente negli ultimi anni, cioè, ma cavolo, questi cugini di campagna stanno sempre in televisione. E Sanremo, è il festival di Verona. E vi dico subito che è stata una cosa fortuita dal destino, quando nel 2020, quando un gruppo di ragazzi giovanissimi romani vince Sanremo. Sto parlando dei grandi amici Maneskin. Un applauso per i Maneskin. Allora, rimango contento, soprattutto perché loro vincono Sanremo e si è letto che venivano da Roma, come noi. Un po' di anni di differenza di età, ma insomma, conto poco. Loro però sono cresciuti a suonare per strada a Via del Corso a Roma, noi a Fontana di Trevi, vicino a Via del Corso. Però loro raccimolavano i soldini che la gente buttava loro sul marciapiede e si sono comprati le prime chitarre, mentre noi ce le siamo comprate con la calamita. Noi cercavamo la calamita a Fontana di Trevi e prendevamo le monetine. Da queste monetine sono nate le prime chitarre e abbiamo visto che loro hanno fatto la stessa strada nostra dopo qualche anno, e allora gli abbiamo voluto sempre bene a questi ragazzi, finché un giorno vanno a suonare con i Rolling Stone e si pensano con noi. Vi ricordate? Si sono vestiti a stelle e a strisce come le nostre mise, i nostri outfit, le nostre divise. 20 anni fa però, noi le avevamo comprate, le abbiamo fatte fare quelle divise per dare omaggio al popolo americano, perché avevano buttato giù le torri gemelle. E noi, per essere solidari con loro, abbiamo suonato al Madison Square Garden e ci vestimmo in quel modo. E perciò eravamo ancora molto più contenti. Poi invece di andare a suonare con nessuno, perché ci fu una bella loro uscita a Los Angeles, l'MTV Herald, come con gruppo di innovazione, e si vestirono a Rugby. E allora Striscia la Notizia mi ha telefonato e mi dicono: ma questi li stanno copiando tutti i vestiti. E ho fatto: beh, ma io noi siamo contenti perché andiamo molto bello. E hanno cominciato a farci fare un sacco di televisione, finché Striscia la Notizia ci mette con frutto. Noi, io soprattutto, a parlare con Damiano. E Damiano ha detto: Ivano, perdonami, noi sì abbiamo copiato, ma pensavamo di fare una cosa bellissima, e poi sinceramente abbiamo visto che voi 30 anni fa vi vestivate così, abbiamo detto: bene, vestiamoci anche noi così, tanto loro ormai sono morti. Mortacci, ma chi è morto? Disse, ma come? E lì successe un po' più. Subito. E corna c'era me, vai tutti, vai. Eravamo morti, ti giuro Ivano, io pensavo sinceramente, ma non per, ma stai sicuro? Allora fate una bella cosa, noi abbiamo fatto le cover dei vostri vestiti e voi fate le cover di una nostra canzone. L'abbiamo fatto, Amadeus l'ha sentito e ci ha invitato a Verona a cantare questa canzone. Era il capodanno del 2021 e noi fummo invitati a Terni, a Rai 1, a cantare questa canzone. Però c'era scritto applausi. No, noi non abbiamo applausi perché erano scritti. Perciò noi adesso lo cantiamo. Se sarà di vostro gradimento, fate l'applauso. Se no, mi raccomando, zitti e buoni! Loro non sanno di che parto, o siete sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo lato sto allenando. Buonasera, signore e signori, fuori gli attori, qui conviene toccare i coglioni, qui conviene stare zitti e buoni, qui la gente strana, tipo spazio, troppo.
troppe notti stavo chiuso fuori, non li prendo calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma che sto sempre fuori, ma sono fuori di testa, ma diverso da loro, e tu sei fuori di testa, ma diversa da loro, siamo fuori di testa, ma diversi da loro, siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Stop, 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 stop.